Cos'è Quanto che dura? chiedono? Quanto dura un wrap? Sì. Su auto o su barca? Auto. Penso Siamo auto. auto, dai, che Vabbè, non è un'auto. un po' più Tra riconosciuto. l'altro chiedono anche se fate moto, scooter e tutto, per cui sì. Sì, allora gli scooter diciamo che è No, un po' più non vuole, Ivan non particolare. vuole, non lo fanno. No, il problema degli scooter è Gli che scooter sono. sono troppo iterati. Apro io un'azienda, raga, perché hanno chiesto al mio grafico, quello delle grafiche delle moto, di fare degli scooter e non vuole farli perché ci sono troppi modelli, deve stare a sbatti per le dime, Possiamo, le allora possiamo cogliere l'occasione per sfatare il mito, perché noi non è vero che noi odiamo le persone che hanno lo scooter. Il problema degli scooter è che sono 200.000 modelli, poi ognuno se li modifica, ti modifica un po' la carrozzeria, poi sono fatti dei plastiche un po' particolari. Sì, ma di base il È problema è che. più facile che ce li porti e te lo diamo indietro cartocciato dal phon, perché le plastiche si lasciano Sì, andare. esatto. Al di là della plastica, poi tipo insomma, i motard, gli enduro, eccetera, hai la forma della plastica e lo monti. E puoi fare le classiche pellicole Grafico. in cristal, quelle un po' più spesse. Sullo scooter non puoi. Dovresti usare quelle per auto che vanno trattate in Sì, maniera che diversa e quindi fai più casino. danni che Ma altro. poi per assurdo, penso sia anche più complicato sotto certi punti di vista wrappare una moto che una macchina, perché una moto è molto. Paradossalmente costa quasi di più una Vespa che una 500. Perché è piena di curve, è più complicata. C'è una macchina alla Davvero? fine, la Puttana. E se ci fiancata è pensi, noi per abbastanza. assurdo, la Vespa di un nostro amico l'ha voluta fare tutta verde militare, tra le zone che non riesce ad aggiungere con la pellicola, tra Potresti tutte le solo un bombature che manubrio. ha, l'abbiamo presa, l'abbiamo andata a verniciare. Gliel'abbiamo fatta verniciare, gli abbiamo Su rifatto le auto costa grafiche meno. originali, tutto. Uno costa meno, in più arrivi da tutte le parti. Con la Certo. pellicola dove non arrivi, se vuoi farla fenomenata per fare il video su YouTube, lo fai, però essendo un'azienda preferiamo dirti: guarda che qua hai cazzi, tra tot tempo, e piuttosto che farla fenomenata a presentarti la pellicola Merda. bella con la curva che dopo 2 mesi torna con la bolla e inizia a puntare il dito, fate i lavori di merda, non siete capaci, ti dico o lo fai così o non lo fai. Chiaro. Quindi diamoci un limite, fai la giunta, però anche lì una Vespa con la giunta di mezzo, Sì, ancora. Con la vernice certo. smonti come dovremmo smontare per il wrap, perché il passaggio è lo stesso, perché le moto purtroppo sono così. Vernici tutto, dove arrivi arrivi, ma spendi anche di meno. Perché lì la differenza tra la verniciatura e il wrap su una moto te la fa la manodopera. Con la Certo. verniciatura smonti, col wrap smonti, con la verniciatura spruzzi, fai tutto quello che devi fare senza denigrare il lavoro della verniciatura, ma spruzzi e vai da tutte le parti, con la pellicola devi farlo tutto a mano. È un altro Certo. lavoro. Abbiamo lì una Street Fighter adesso, che fra l'altro è di Marco, il ragazzo che fa il videomaker da noi. E ci stiamo mettendo di più a fare quella moto più... Della e mia abbiamo, macchina. Sì. nel frattempo abbiamo finito un GLC in 4 giorni, la Street Fighter in 2 settimane, ci Quindi sono per altre rispondere cose. alla domanda di quanto ci mettete a fare il wrap su una macchina, indicativamente, ovviamente dipende. Stiamo buoni 4 giorni, dai, Sì, poi la allora, teniamo di più. calcola che noi appunto non abbiamo una sola macchina durante la È settimana, ovvio. quindi se dobbiamo metterci, amici, se c'è i due persone su una macchina, probabilmente in un giorno e mezzo la fai. Sì, vabbè, Chiaramente. quando Mi ce l'hai lì auguro. capita sempre che voglio fare il dettaglio nero lucido, quindi la devi tenere lì, Sì, devi andare sì, in sì. carrozzeria, quindi comunque... Diciamo che noi teniamo la macchina sempre dal lunedì al sabato per avere tutti i tempi per fare le cose al meglio, quindi sia dalla pulizia, allo smontaggio, un controllo subito quando la macchina è finita e poi la consegni. Sì, Claro. preferiamo tenerla lì di più, anche perché poi, come ha detto lui, non avendo soltanto una macchina, avendo aziende, furgoni, moto, qualsiasi cosa... Noi prendiamo una macchina, il problema è che poi è tutto quello che arriva dopo. Certo, starti Poi indietro. matematico che durante una settimana sono due le macchine, perché o tra il concessionario, comunque con le attività con cui lavoriamo, salta sempre fuori qualcosa. Quindi va a finire che anche tenerla in più è un discorso di controllo. Tu mi porti la macchina, te la tengo ferma una settimana, però te la faccio, te la smonto, te la rimonto, te la ricontrollo, te la do a posto. Poi sempre comunque i controlli nel tempo perché vanno fatti. Però un conto è farla e tenertela controllata, un conto è fartela, darla. La figura di merda torna perché da sistemare Certo. c'è sempre il Classico. tempo di tornare indietro, E però se invece magari diamo un occhio in più è meglio. per quanto riguarda il fatto di quanto dura, cioè voi mi dite, tipo io mi ricordo che quando sono venuto la prima para che avevo, che vi avevo detto che tipo io la macchina in garage non la metto praticamente mai, avevo intenzione, cosa che dopo vediamo. È? La E io prima ridevo perché c'era tanta roba, mi stavo trattenendo, porco zio, Infatti non ho visto, riuscivo. io ho detto non guardo di là perché sennò bestemmio. Ricky, era la tua domanda. E minchia, però se la buttano giù così. Vabbè, quando ero venuto mi facevo le pare, dicevo, io non posso metterla in garage, bla bla bla. Cioè, il wrap sta tenendo di brutto. Ha preso la neve, cioè io uscivo, facevo le storie, c'era un Sì, metro di neve sulla macchina, cioè per ora sta tenendo di ma in realtà è brutto. molto semplice, nel senso che come la carrozzeria, quando fai verniciare un mezzo,
non ti può durare tutta la vita. Chiaramente dopo tot, tra il sole, il ghiaccio, il sale e quant'altro, tende a sbiadire o a comunque a deteriorare. Quindi il fornitore a noi ci dà 2 anni di garanzia sul colore, ad esempio. Però abbiamo visto che tranquillamente su una macchina... il fluo mi dicevi che... Il fluo è diverso perché è un colore, un pigmento molto particolare che sbiadisce tempo 6 mesi, 1 anno. Quindi chiaramente abbiamo fatto 4 macchine fluo, erano principalmente macchine commerciali o comunque per farsi notare, quindi non il privato, il ragazzo che viene te la chiede, vabbè, ha una spesa non indifferente per una cosa che dura 6 mesi. Possiamo spoilerare qualcosa? Noi avremo bisogno del fluo prossimamente. Sì, è vero. Non avevo pensato al particolare che si sbiadisce. No, allora, in realtà non è perché usiamo dei materiali, come sicuramente scriverà qualcuno, usiamo materiali di merda. No, in realtà è per tutti così. Su determinati colori ci sono dei vincoli su qualsiasi fornitore. Nel fluo, però, c'è un fornitore che ha... il colore che regge molto meglio rispetto agli altri, ha una durata molto più lunga, quindi ci salviamo in corner. Però okay, uno c'è, però è un po' particolare da lavorare. Non è principalmente usato, uno per costi, perché chiaramente devi compensare il fatto che è l'unico che non sbiadisce nel tempo tanto in fretta quanto tutti gli altri. Però uno c'è, quindi magari ti va bene. Ti va okay bene, così. E beh, calcolate che la mia Audi ha 2 anni. E cioè il wrap è a posto, l'unica cosa che ho causato io è che ha sopra delle rigate perché passando nel mio giardino di merda becco dentro magari sempre quello, esatto, sempre lui, infatti ho cambiato casa, le piante ci graffiano sopra e quindi sì, purtroppo sì, sì, ci sono sopra dei graffi. Però anche lì il discorso che poi usiamo questo, dai, usiamo questa frase per ricollegarci al pick up, è che il wrap alla fine sì è il cambio colore, ma è anche quella pellicola che sta sopra la carrozzeria e che quindi va a proteggere la tua carrozzeria. Sì, cioè, sì, sì. Preferisco molto di più avere delle rigate al wrap perché i miei rami ci picchiano addosso. Beh, nasce per quello, piuttosto che cioè, dover rovinare la carrozzeria. Okay. Aspetta, ho detto belli i calzini da 500 euro. Ridritano le tue scarpe. Ah.